Vicepescatore di Bologna, benvenuti a questo secondo appuntamento con FIPSAS Bologna Notizie, il video notiziario della sezione FIPSAS di Bologna. Iniziamo con la parte delle news, non potendo evitare di iniziare proprio con la bellissima prestazione della nostra nazionale seniores di pesca al corpo, che ha conquistato nel recente mondiale disputato in Serbia una bellissima medaglia d'argento. Una bella medaglia d'argento che proprio anche a detta del CT Rudy Frigeri vale quasi come un oro per la difficoltà che questo mondiale ha rappresentato per tutti e per come è stata affrontata dalla nostra selezione azzurra. Componenti della nazionale che ha conquistato l'argento in Serbia, due atleti famosissimi nell'ambito della pesca al colpo come Ferruccio Gabba e Giuliano Prandi della Lenze Milano Tubertini, che è appunto una delle società più blasonate della sezione di Bologna. Detto del mondiale e della nostra nazionale, non possiamo che menzionare ancora atleti della Lenze Emiliana, cominciando dal conferimento della stella di bronzo al valore sportivo alla squadra B della Lenze Emiliana che lo scorso anno ha vinto il campionato italiano per società. Marco Genovesi, Lorenzo Bruscia, Marcello Corradi ed Andrea Giambrone, questi i nomi dei componenti della squadra, saranno insigniti prossimamente durante una cerimonia apposita di questa medaglia di bronzo, la stella di bronzo del CONI, per celebrare il loro successo sportivo. Veniamo ancora alla Lenze Emiliana con il bel successo che nel trofeo A2 la squadra della Lenze ha conseguito nel canale scolmatore a Vicarello, a Livorno. Successo di tappa che ha consentito alla squadra capitanata da Maurizio Biancoli di conquistare il secondo posto nella graduatoria generale provvisoria. Passiamo adesso al trofeo promozionale di Bologna, segnalando la bella vittoria della Minerva Rosso Blu 68 Team Buzz nella gara disputata in acque alte sempre la scorsa domenica 8 settembre. Fratelli Zammarchi, Federico Franchini e Aldo degli Esposti, questi i nomi dei componenti della squadra, hanno vinto con sicurezza questa gara importante e quasi definitiva, è la penultima del campionato. Venendo ancora ad un atleta della Minerva Rosso Blu 68 Team Buzz, parliamo del presidente di questo sodalizio, Palmiro Gruppioni, che è ancora completamente impegnato nell'attività sul campo e al momento guida la classifica provvisoria del campionato italiano veterani dopo le due gare disputate in Mincio a Peschiera. Gruppioni non è nuovo ai piani alti di questa classifica, già l'anno scorso ha sfiorato la convocazione in nazionale, quest'anno è in testa alla graduatoria, mancano l'ultimo weekend di gare e l'augurio degli pescatori bolognesi è quello di continuare su questa strada e di ben figurare. Ancora parlando della categoria dei campionati italiani, non possiamo non menzionare anche il bel successo di Eric Raimondi del team Castelmaggiore Maver, che nel club azzurro giovanissimi ha attualmente la leadership provvisoria nella graduatoria generale. Eric si sta comportando molto bene anche nel trofeo promozionale di Bologna ed è una bella realtà della società castellana. Veniamo al campionato provinciale box, che è sicuramente una delle manifestazioni che i pescasportivi bolognesi della pesca al colpo amano di più. Domenica 15 settembre si è disputata la quarta prova in acque alte per l'organizzazione della società Mopanigale e abbiamo registrato ancora un bel successo del team Cavalcore Dugattini, che qui giocano in casa e hanno dei pescatori fortissimi su questo campo di gara. Ma anche la Castelmaggiore Maver, che attualmente è seconda in graduatorie, si è comportata molto bene, c'è stato un bel testa a testa tra due formazioni di queste società. Cambiamo specialità, passando alla trota torrente e segnalando la bella vittoria nel trofeo regionale di una delle nostre società più importanti di questa specialità, i Piranha di Porretta Terme, che si sono aggiudicati il trofeo regionale.
Angelo, Giacomo Sabatini, Claudio Semi e Daniele Vivarelli, questi nomi dei componenti della squadra, hanno vinto tutte e tre le prove su cui si articolava questo trofeo e si sono meritatamente fregiati del titolo di campioni regionali. Con questa notizia chiudiamo il nostro notiziario e passiamo ad intervistare gli ospiti della nostra serata. Restate con noi. Tra gli ospiti di questo secondo appuntamento con FIPS e Bologna Notizie, la campionessa italiana femminile 2019, Elvira Cerenini. Benvenuta Elvira. Grazie. Elvira, oltre che una persona deliziosa con cui si parla molto volentieri, è anche una delle memorie storiche della pesca al colpo femminile in Italia. Elvira c'è da sempre, da quando esiste nella Federazione il Movimento Femminile. Elvira Cerenini fa parte di questo movimento. Mi sembra che parliamo del 94, sì, Elvira, sì. Era il primo mondiale, tu c'eri. Primo mondiale, e io c'ero, cioè è stato il primo mondiale femminile con un gran successone, perché abbiamo vinto, quindi con Carlo Kines, che ormai non c'è più, anche se è un gran personaggio, rimarrà sempre nei nostri cuori. Ricordi i componenti di quella squadra? Chi c'era con te? Dunque, c'ero io, la Pollastri Simona, la Milena Camporesi, la Pellegrinetti Paola, la Silvia Parmigiani e la Natalia Trevisani. Ed eravate? Eravamo in Bulgaria, al bacino di Plovdiv. Bene, Elvira, 94, primo campionato del mondo, l'Italia vince, mi ricordo, perché a quel tempo c'era una rivista, Noi Pescatori, che celebrò questa grande vittoria. E poi in tutti questi anni, parliamo di 25 anni ormai, perché sono 25 anni che la Federazione ha istituito proprio il movimento femminile e ufficializzato la pesca al colpo femminile d'Italia. Questi 25 anni il movimento femminile ha avuto una grande evoluzione. Qual è la situazione oggi, 2019, del movimento femminile, Elvira? Poi veniamo al tuo campionato italiano. Oggi come movimento femminile, dunque, abbiamo passato gli anni indietro molto molto tristi, perché da 30-35 che eravamo ci siamo ristrette in un gruppo di 20-21 persone, quindi non c'è stato un certo ricambio di generazione. E quest'anno, con il cambiamento del campionato, cioè invece di 6 prove ne hanno fatte solo 2, e da 21 siamo passati a 36. Tante ragazze giovani, quindi cioè, per la federazione era quello che voleva, cioè un successo, nel senso che lei sta cercando di far crescere questo settore, che non fa molte fatiche purtroppo. Certo, ma questo non perché le donne non pescano, perché tra gli uomini ci sono tante donne anche molto brave che pescano ancora, però non si vogliono più cimentare con i campionati italiani o con gli stage per la nazionale. Vero, ci sono tante donne che pescano, ma infatti io quest'anno ne ho viste tantissime delle nuove, cose che gente che pesca sempre, però non... essendo 6 prove abbastanza distanti, un impegno abbastanza grande, non si sono mai cimentate a fare questo campionato. Invece quest'anno proprio si sono avvicinate tantissime ragazze. Era un gruppo bellissimo, insomma, mai stato un gruppo così grande, insomma. Quindi, speriamo che questo sia un buon augurio. Speriamo di sì, anche che quest'altro anno che vadano avanti in questa direzione. Se di fare 2 prove, spero che ne facciano 4, perché insomma 2 prove sono molto molto poche, come la vedo io, anche se io pesco lo stesso durante l'anno, non ho problemi. Certo. Invece spero, insomma, adesso vediamo cosa cambia. Veniamo al tuo titolo italiano, che tu hai rincorso credo per 25 anni, da quando ci sono dei campionati, tu hai partecipato a tutti i campionati italiani, sì, sì. Hai fatto anche un podio alcuni anni fa, nel 2013 mi sembra,
una bella medaglia d'argento, tante medaglie di legno, come si dice, quarti posti, sei arrivata tante volte e quest'anno finalmente è arrivata la ciliegina sulla torta. Infatti, dico, quest'anno proprio 2019 mi ha regalato questa vittoria che è inaspettata, perché quando uno non ci pensa a una cosa, proprio va tutto liscio e arriva il risultatore proprio, ma veramente un campo di gara mai visto, mai conosciuto, due prove secche. Ricordiamo dove avete pescato, perché noi è stato fatto a Grosseto nel fiume Ombrone, un splendido campo gara, nel senso che l'hanno organizzata molto bene, pesci sembrava che non rispondessero e poi dopo hanno risposto tantissimo, però non molto uniforme come pescata, quindi cioè non è andato bene proprio per tutti, insomma. Quindi quando uno riesce a trovare due pescate, due picchetti abbastanza buoni, insomma, esce il risultato, grazie a Dio. E io il sabato ho preso addirittura A5, quindi neanche un picchetto che era così favorevole, però cioè, ho indovinato la pescata, andare avanti e indietro, a non andare a carpe, perché c'erano delle carpe enormi. Ma nel primo tratto non ci sono, nel fiume, nel primo settore non c'erano, infatti ne è uscita una che l'ha presa la Silvina Torini, quindi io ho fatto la mia pescata, ho fatto 5,5 kg e sono riuscita a fare un bellissimo primo. E la domenica col sorteggio sono capitato nel terzo settore, però cioè con l'aiuto di una ragazzina giovane, ma praticamente che mi ha detto guarda che lì c'è tanto pesce, però ci sono tutti gli attacchi sotto, una cosa e l'altra, se riesci a tirarli su bene, se no le perdi tutte. Cioè ci voleva della forza, e dico, beh, grazie a Dio, io ho la fortuna che almeno quella non mi manca. E infatti questa ragazzina aveva, al sabato aveva agganciato, io mi hanno detto 10-11 pesci, carpe, tot, e non riusciva solo a staccarla, non aveva la forza di tirarle su e purtroppo le ha perse tutte. E io, insomma, alla fine, capendo, cioè, ne ho slamate parecchie anch'io, però dopo avevo una lenza con del 22 attacco diretto, un amo del 10 e lì proprio e tira, che te tira, e insomma, sono riuscita a fare un bellissimo terzo e quando è uscita la classifica, è uscito che ho fatto, che ho vinto gli italiani. Lo scudetto ti ha finito sul petto. Esatto. Vogliamo ricordare un attimo il tuo palmarès, perché tu nel tuo palmarès hai disputato diversi mondiali, hai delle medaglie, hai... Sì, il mio palmarès, dunque, nel 94 abbiamo vinto i mondiali, nel 95 arrivavamo quinte, che furono fatte in Francia. Poi nel 2001 sono tornata in nazionale perché lì purtroppo è successa una disgrazia e che era morta una ragazza che doveva partecipare ai mondiali ed io ero quella subito dopo e alla fine insomma mi chiamarono che avevo già anche la divisa della nazionale così e lì facevo le terze che furono in Croazia. Quindi come italiani ho fatto un secondo e questo finalmente, questo oro che cioè, mi ha dato la gioia, basta, inaspettato, felicissima. Bene. Questo titolo italiano ti riapre le porte della nazionale? Sì, sì. Quest'altro anno si andrà in Olanda. Campi di gara difficili per gli italiani di solito in Olanda. Sì, La pesca difficile, molto tecnica. Infatti hanno detto che non si sa ancora il tratto, infatti tutti sperano che sia un bacino di canottaggio e invece di essere un canale dove ci sono, cioè, dove sono già stati tanti anni fa che fu un disastro, insomma. Certo. Oltre che un agonista di talento, Elvira Cevenini è anche una persona impegnata all'interno della federazione e comunque all'interno dell'attività organizzativa del mondo pesca. È il presidente della sua società, di Castelmaggiore Madre, società storica famosissima di Bologna, ed è da alcune stagioni anche giudice di gara. Sì. Quindi diciamo che raccoglie un po' anche l'eredità della mitica Lorenzina, che era giudice di gara nazionale, Lorenzina indimenticata, scomparsa da alcuni anni,
Elvira, perché non sono tante le donne giudici di gara nel nostro mondo. Tu hai scelto di fare, di percorrere anche questa strada, Elvira. Sì, cioè è stato un po', cioè, deciso, abbiamo deciso con, sinceramente, insieme con la mia società, nel senso che prendendo l'impegno di organizzare anche tante gare, queste cose qua, cioè, allora abbiamo detto, se abbiamo un giudice di gara non c'è bisogno di rincorrere sempre, allora, cioè, in accordo con la società abbiamo, cioè, ho preso questo impegno, così almeno, cioè, però insomma è un campo dove se devi imparare tantissimo, perché nonostante la tua esperienza comunque è una veste diversa. Sì, è una veste molto diversa, anche perché grazie a Dio, cioè, finora ho fatto campionati minori, quindi come provinciali, promozionali, quindi quelli riesci a gestirli bene, ma quando vai a livelli superiori, regionali, a due, così, a parte che devi fare un ulteriore corso, certo. Quindi e poi insomma sono molto più impegnativi, nel senso che insomma lì le responsabilità sono molto più grandi, però insomma vedo che va abbastanza bene e con più anni passano più esperienza mi piacciono, certo, queste cose, certo. Poi quando c'è la volontà insomma i traguardi si raggiungono, quello sì, e poi sai ci sono diverse persone le quali posso anche telefonare, come Dodo e Fabrizio Rizzatti, quali che se ho Dodo bisogno è il mitico Pigioli. Esatto, Dodo Pigioli, che è il mitico giudice di gara. Di Bologna, a Bologna lo conoscono tutti perché è un giudice ormai da tantissimi anni. Tantissimi anni, infatti si sta ritirando un po' lui e lascia lo spazio ai più giovani. Esatto. Bene, ringraziamo Elvira per la sua cortesia, la ringraziamo per il suo titolo che porta alla Federazione di Bologna un ulteriore alloro e un ulteriore motivo di soddisfazione, oltre che alla sua società, perché è un titolo italiano, è importante per chi lo consegue, ma anche per la società di cui si vestono i colori, e ci diamo appuntamento sicuramente per altre vittorie, per altri successi, per altre interviste. Io volevo dire due parole, ringrazio te anche per questa occasione, questa bellissima, questa intervista. Seconda cosa, volevo ringraziare anche la mia società, lo sponsor, quali che la mia società, sono 37 anni che sono nella Castelmaggiore, quindi una vita di pesca, però una società che da sempre sostenuto, aiutato e con orgoglio come presidente porta avanti questa mia società dove insomma, per me è una bellissima società. Quindi ringrazio tutti, ringrazio anche mio marito che è quello la base importante di questa attività. Renato c'è sempre, come dire, dove c'è Elvira c'è Renato, vero? Esatto, infatti lui è il mio accompagnatore in tutto, non manca mai, quindi da 38 anni ormai. Bene, grazie Elvira. Grazie Angelo e a presto. Siamo a Bazzano, in Tubertini, sede della famosa azienda e anche di una delle società più famose della pesca sportiva italiana come la Lenze Emiliana Tubertini. Con noi Marco Genovesi, recentemente insignito dal CONI della Stella di Bronzo al valore sportivo per il 2018. Innanzitutto Marco, prima di affrontare qualche altro argomento, il perché di questo conferimento per un'onorificenza che per te non credo sia la prima. No, non è la prima, intanto ti ringrazio per l'intervista e ringrazio la sezione provinciale di Bologna per l'intervista a nome mio di tutta la Lenze Emiliana. E questa è una onorificenza, per me non è la prima, è la seconda volta e sono molto onorato che sia la seconda volta. La prima volta era per il 2017 quando ho vinto il titolo italiano individuale e il titolo italiano squadra insieme ai ragazzi della Lenze, la squadra B. E quest'anno questo riconoscimento mi è stato conferito per la vittoria del campionato 2018, sempre del campionato italiano squadra. E la cosa mi fa molto piacere, credo che quando si fanno tanti sacrifici comunque essere ripagati dal CONI, che è l'ente principale
a quale siamo affiliati come federazione sportiva è il massimo dei riconoscimenti. È chiaro, si ambirebbe sempre a una medaglia di colore, del colore più bello, però è già tanto, insomma, ricevere una lettera firmata da Malagò è veramente un onore e un piacere, infatti molto bello. Insomma. Ascolta Marco, la sezione FIPSAS di Bologna è sicuramente onorata di avere una società come la Lenza Emiliana tra le proprie iscritte. E non stiamo qui a illustrare i meriti della Lenza in questi alcuni decenni di attività, perché dovremmo fare una trasmissione apposita. Voglio focalizzarmi su di te, che pur essendo bolognese puro sangue, uno degli ultimi bolognesi ad altissimo livello della pesca sportiva, della pesca al colpo, ancora in attività, Bologna ha una grande tradizione in questo, però diciamo che tu sei uno degli ultimi attualmente, uno dei pochi bolognesi a questo livello. Dopo tanti anni di militanza in società di altre regioni, di altre province, sei tornato a Bologna da alcuni anni e, permettimi, stai vivendo una seconda giovinezza sportiva. Ma sì, forse una prima giovinezza sportiva, nel senso che sì, mi sono tolto tante soddisfazioni e sono molto grato a tutte le società e tutti i presidenti con i quali ho pescato, collaborato. E dopo tanti anni, perché sono stato fuori Bologna diversi anni, sono avuto questa possibilità di arrivare a questa società che credo che sia uno dei traguardi più ambiti da tutti i pescatori sportivi, una società titolata come questa in provincia di Bologna, mi ha fatto molto piacere, al di là del discorso legato alla società, ma anche il fatto di tornare alla mia provincia d'origine, insomma, un po' di orgoglio ce l'ho, ecco. Certo. Sono contento e sono contento che la sezione in questo momento stia cercando di dare vita comunque e visibilità, in questo caso chiaramente alla Lenza Emiliana e a tutte quelle società che comunque danno lustro e daranno lustro in futuro ai risultati sportivi della sezione, che per me è molto importante, perché la sezione di Bologna, ricordiamocelo, è probabilmente la sezione più vincente della federazione, probabilmente se andiamo dietro negli anni è una delle sezioni più vincenti, non solo per la Lenza Emiliana ma per tutto quello che è stato trascorso, certo, negli certo. anni, e farne parte, essere bolognese, purtroppo non di carta d'identità devo dirti, perché, no, dove sei tu, perché sono nato a Siena, perché mio padre per pochissimo tempo ha lavorato a Siena e quindi sono nato lì da genitori per caso, genitori bolognesi, però io sono bolognese a tutti gli effetti, ho sempre vissuto a Bologna e insomma la cosa mi fa molto piacere di esserci ritornato e spero di dare anche in futuro magari un po' più di attività provinciale quando il tempo me lo permetterà, perché insomma in questo momento siamo molto presi a livello nazionale, certo. Però vivere un po' la provincia, spesso vado a fare delle garette dove trovi gente di Bologna, non perché insomma guardo, vado a fare nei campi di gara della sezione, perché mi piace molto i laghi Sepava, mi piace molto il Riolo. So che tu vai in Riolo in estate quando le impegni. Quando ho tempo ci vado volentieri, sì. Ma perché al di là che mi piace il canale, la pesca di questo canale, mi piace incontrare la gente. E quando vado a fare queste gare ci vado proprio volentieri per incontrare le persone che sono le persone che per sfortuna, perché non abbiamo tempo, ci incontriamo veramente poco. Certo. La gente con cui ho pescato agli inizi, che la rincontro, gente che, ragazzi giovani che vedo che vengono a fare queste gare, a me mi fa piacere perché alla fine è un momento anche un po' di svago, un po' dove la tensione si allenta. Ecco. A me piace molto fare le gare, quindi quando posso, magari che ho un attimo di tempo, ci vado comunque, anche quando sono libero. E in questo caso mi piace frequentare i campi di gara della sezione provinciale. Certo. Voglio ricordare che tu nasci agonisticamente in un'altra grandissima società bolognese, vero? Lascio per l'onore di dire il nome. Sì, io ho iniziato a fare i campionati, avevo iniziato prima in delle piccole società di dopolavoro che facevano solo dei circoli aziendali, diciamo, fare delle gare di circolo, e quando sono approdato invece alle gare nazionali, comunque alle gare di federazione, ho iniziato con la Lenza Casale Chieso, che
nel giro di pochissimo, tra l'altro, si legò al marchio Tubertini e quindi ero già in passato stato legato a questo marchio come sponsorizzazione. E devo dire che in quella società ho imparato molto anche di alcune pesche che non si fanno più, perché ho frequentato persone che al tempo erano degli specialisti di Alborella. Mi viene da dire uno con cui ho avuto veramente tanti rapporti, una persona con cui ho avuto tanti rapporti, che purtroppo non c'è più, che è Giancarlo Ricci, con cui sono andato a pescare. Sono andato a pescare tante volte. Il farmacista, esatto. Con lui, Gastone Franchi, ho pescato tanti anni, diversi anni col figlio di Gastone in squadra. E alla sera quando ci ritrovavamo, veramente era un piacere farsi raccontare un po' le storie o farsi insegnare alcune tecniche che adesso quasi non si usano più, però che mi affascinavano molto. Quindi sono nato in quegli anni con Paolo Melotti, perché poi ho avuto la possibilità di pescare in prima squadra, mi diedero la possibilità di girare a 5 con Paolo Melotti. Facevate già l'eccellenza. Sì, sì, l'eccellenza. C'era l'eccellenza unica, 80 squadre, e era un po' diverso, diciamo, in quegli anni, perché si parla degli anni, metà anni 90, era un pelino diverso, insomma, i tempi erano leggermente diversi, la provavano un po' meno, i ragazzi prendevano con una filosofia leggermente diversa, anche dovuto alla società che era, perché chiaramente corazzate come la Lezza Emiliana erano già proiettate a un agonismo. Arno, Lezza Emiliana è un agonismo diverso, magari era già un po' diverso, però diciamo che il 90% le prendeva in maniera leggermente diversa, quindi era un altro, un po' diverso l'ambiente a quegli anni. Queste parole, Marco, mi danno lo spunto per rilanciarti un appuntamento prossimo, quando avremo un po' di tempo faremo un attimo di revival, di Amarcord, come si dice, perché tu hai avuto la possibilità di pescare appunto con tanti campioni passato e anche del presente, quindi ci sarà occasione. In questo vorrei chiudere questa chiacchierata con te menzionando anche i tuoi compagni di squadra che come te sono stati insigniti della stessa beneficenza. Assolutamente, infatti prima mi sono un po' dimenticato, ma non è proprio realmente così. Il merito è anche loro. Certamente, il merito di tutta la Lenza, non solo dei miei compagni di squadra, ma secondo me del gruppo, e il merito di queste due vittorie nasce con un progetto costruito su questi ragazzi, dove io sono stato inserito, ma era già, diciamo, stato un po' costruito, pianificato, sì, prima, sì. Grazie alla lungimiranza sia di Lele e di Glauco, ma anche di chi gestisce la Lenza, che sono Franco e soprattutto Ferruccio, che si sono messi a disposizione. Anzi, Ferruccio voglio ringraziare e voglio anche dare merito a lui, che di onorificenza, di medaglia al merito del CONI penso ne prenda quasi una ogni anno, certo. E l'ultima è quella che prenderà per il bronzo, per l'argento nel mondiale della settimana scorsa. Sì, sì, esatto, sì. Che la prenderà il prossimo anno. Però grazie alla sua lungimiranza e mettersi a disposizione comunque di questi ragazzi con un sapere non solo tecnico, quanto nella gestione anche di questo gestionale ed umano, perché è molto, riconoscere questo. È molto dura arrivare a certi livelli se non c'è tutti i tasselli a posto, sia dal punto di vista umano, dal punto di vista esperienza, dal punto di vista tecnico, di grinta, di voglia di vincere, c'è un insieme di cose, e questo insomma sono stati messi a disposizione da parte di questi grandi pescatori. Mi viene Ferruccio, Giuliano Prandi, perché la Lezza Emiliana c'ha un po' di componenti, di un certo peso, un certo spessore, sì. Giuliano, Ballaveni, insomma è stato messo a disposizione di questa squadra, di questa società, di questo gruppo, una condizione. Moreno Ravaglia. Cioè, è facile dimenticarsi di qualcuno, sì, quando ne hai tanti, no? E non è una dimenticanza. Quindi è stato bello in questi anni, speriamo sia bello ancora, e viviamo comunque una realtà
dove non molliamo mai, e quindi... I tuoi giovani compagni ti considerano un po' la loro chioccia, un po' per la differenza di età... Sì, diciamo che mi fanno da badanti, mi fanno da badanti, mi fanno da badanti. Beh, lo ricordiamo assieme, Andrea Giambrone, Marcello Corradi, che tra l'altro purtroppo non è qua con noi perché è impegnato in una riunione in questo momento, e Lorenzo Bruscia, che... come valori assoluti, diciamo che sono tra i ragazzi, non sono più promesse, sono già in realtà, ma sono uomini, pare che ragazzi è riduttivo, sono ormai tutti a cavallo dei 30 anni, qualcuno li ha passati, noi sono ragazzi, ma... sì. Però è così, è vero, sono uomini, sì, sono già in realtà soprattutto in questo sport, e con loro sì, io sì, sicuramente è iniziata una nuova gioventù per me, purtroppo non è una grafica, ma mi devo tenere molto in forma per stare dietro, perché non è facile. Beh, loro vanno veloci, eh? Loro vanno veloci. Sì, loro hanno un bel passo tutti, qua. Difficile stare dietro a tutti, qua. Non è facile. Bisogna lanciarsi le scarpe, come si dice. Sì, sì, assolutamente. Bene, ringraziamo Marco per la sua cortesia, per la sua loquacità, perché parlare con Marco è veramente un piacere, si aprono più di un libro. Ci diamo appuntamento in un'altra occasione, Marco, magari per fare un'onorificenza o comunque per parlare di questo mondo che ci interessa tanto. Volentieri, grazie mille.